Assolutamente sì, infatti appunto parlando dell'aperitivo nel pallone che è figlio quindi di Gol di Tacco, abbiamo deciso portiamo i valori appunto del fair play, dell'eleganza e dell'ironia anche nei locali. Ovviamente la nostra idea è quella di farlo diventare poi un format TV, infatti ci stiamo lavorando. Abbiamo pensato come iniziare al meglio, appunto come ogni nuovo percorso bisogna scegliere, no, una madrina che incarni in qualche maniera questi ideali che noi portiamo avanti. Ovviamente abbiamo pensato a Giorgia Viero, la biscardina, la nostra argentina preferita, assolutamente, diciamo l'italo-argentina che preferiamo, la bionda che preferiamo alla Mora, esatto. alla più famosa Mora. E anche più brava e più professionale. Assolutamente sì, per noi è molto più professionale. A parte gli scherzi, ricordiamo che abbiamo scelto Giorgia non solo perché è un po' vuole essere di buon auspicio anche per noi, no? Quindi la terremo assolutamente. È di buon auspicio perché ricordiamo solamente questo e poi ve la presentiamo. E il processo del lunedì va avanti da praticamente 30 anni, da quando siamo nate, e Aldo Biscardi è un tipo abbastanza, diciamo, difficile, per non dire altro, però, nel senso che ha un carattere bello tosto. Io lo chiamo un carattere tornato, nel senso esuberante, un sagittario, un po' come te, Giusy. Quindi per tenergli resta ci voleva una persona che fosse da un lato aggraziata nei modi, ma dall'altra talmente preparata, talmente ferrata negli argomenti da incentivarlo a confermarla per 3 edizioni di seguito, quindi 2 campionati e un'edizione mondiale. Lei è la nostra Giorgia Viero. Un applauso. Grazie Giorgia, veramente ti facciamo sedere perché che abbiamo i ritacchi che veramente. Grazie per questa presentazione meravigliosa. Tutte parole sono quello che pensiamo davvero, assolutamente. Non stiamo recitando. Giorgia, comunque, in primis stavo dicendo prima a Paolo, è un'amica, però tutto quello che ho detto è vero e ci tengo alla tua professionalità, alla tua bellezza, alla tua eleganza. E sai anche essere molto adesso ironica. Sai anche essere molto ironica, soprattutto nelle occasioni, diciamo, personali. A tu per tu. Allora, di quello ora noi sì, presentiamo anche invitato per parlare un po' del nostro biscardone, esatto, nazionale. Noi siamo tanto curiose, esatto, perché anche noi vorremmo lavorare con Aldo Biscardi, un po' tutte. È una palestra quando di quando abbiamo deciso di diventare giornaliste sportive, sto anche perché guardavamo Pizzu, Onesti e Aldone, il nostro la muviola in campo. Certo, assolutamente. Non è la muviola in campo. Vai, dimmi. Moviola in campo, basta! Sono 30 anni che faccio questa battaglia, voi dovete mettere la moviola in campo! Arbitri, non è più possibile! La moviola in campo, ci vuole la moviola in campo! Fantastica! Un applauso! È assolutamente lui! Ci richiederà al nostro pubblico cosa pensa della moviola in campo, perché esatto, a nostro avviso potrebbe anche cambiare un po' il modo di parlare di calcio, perché finirebbero le polemiche, a meno che non ci saranno le polemiche sulle non polemiche. Allora, innanzitutto volevo dare un parere a te, nel senso tu sei fautrice come l'Aldone nazionale della moviola, che cosa ne pensi? Allora, indubbiamente, assolutamente sì, perché non si capisce per quale ragione al mondo lo sport per eccellenza che è il calcio non debba avere la possibilità di avere la tecnologia, perché la vogliono chiamare tecnologia, che poi in realtà è la moviola in campo. Infatti Aldo si arrabbia sempre perché dice è inutile che ci fregano con la parola tecnologia, è la moviola, insomma è la moviola quella che dobbiamo mettere in campo. E io sono a favorissimo perché nel tennis ad esempio è possibile consultarla, anche se per tentativi limitati, chiaramente per non portare poi gli incontri a tempi anche improponibili, però è consultabile, quindi nel calcio dovrebbe essere consultabile, e non capiscono che sarebbe veramente un forte aiuto anche all'arbitro, perché l'arbitro è un essere umano che si prende sulle sue spalle una responsabilità infinita e immensa, e soprattutto viene maledetto in tutte le lingue del mondo sempre, quindi sarebbe sicuramente d'aiuto. Credo che questa moviola in campo non venga applicata perché purtroppo il calcio è corrotto. È proprio molto, molto semplice. Però Giorgia, io che di professione faccio avvocato del diavolo, non la giornalista, ti volevo chiedere, non c'è il rischio che si vada un po' a perdere la spontaneità? Cioè diventa un gioco tecnico, troppa tecnica va un po'
va a scemare, poi diventa un gioco giusto, diventa un gioco giusto. Non è possibile, io ho visto anche diciamo partite ad esempio della categoria eccellenza, perché avevo un ex fidanzato arbitro che mi portava a vedere queste partite, e veramente lì le persone si scannano, e lì vedi l'amore per la squadra. Quindi se tu hai amore per la tua squadra, vuoi anche un calcio giusto. Volendo un calcio giusto hai bisogno anche della migliore nel campo, perché l'essere umano, l'arbitro, è limitato, ha due occhi, quindi è vero, sì, metti sei uomini in campo, ma comunque sia ognuno avrà i propri limiti, e quindi ci sarà una cosa tecnologica che ti potrà dire sì, è così, no, non è così. Quindi è una cosa che darebbe anche più armonia, ci sarebbe meno violenza anche. Che dici, no, chiederò al nostro pubblico cosa ne pensa. Poi l'italiano medio deve fare polemica, esatto. Quindi in realtà ha bisogno anche di polemizzare. Io penso che se dovesse subentrare la mogliola in campo, poi dal lunedì a venerdì si parlerebbe di polemiche, esatto, sono polemiche. Esatto, lo devi dire. Perché sarebbe un po' il paese che è sempre da bottare. Sì, sta sempre da bottare. Però chiederei al pubblico, c'è qualcuno che vuole intervenire sulla mogliola? Qualcuno che vuole intervenire? Dai, i limiti. Io ho un bel romanista qua vicino, e visto che i romanisti sono sempre a ricriminare, no? Se perdono due partite di fila sono già i Celtici. C'è il signor Augusto che voleva dire qualcosa. Se vincono due partite di fila sono già al circo massimo festeggiare. Sentiamo un po'. La mogliola del calcio. Ma non sono io un po' biscardito, padre. Non è così semplice, come dicevamo adesso, portando l'esempio del gioco del tennis o altri sport, dove noi andiamo a controllare solo la posizione della palla, se la palla è fuori o dentro la linea. Il pallone è un gioco dinamico, e specialmente quando c'è il contrasto tra l'attaccante e il difensore, il più delle volte la mogliola non riesce a vedere e non dà una precisione, quella che noi vogliamo proprio millimetri. Quindi in quei casi io andrei con le pizze. Allora, siccome lo strumento, dicevamo, tecnologico esiste, va sfruttato. Sicuramente solo per il settore professionistico, perché praticamente è impossibile portarlo su tutti i campi di gioco. Sono milioni di campi, quindi non è possibile. Quindi è uno strumento da ausilio all'arbitro, ma chi decide è l'arbitro. Solo l'arbitro, se è una persona professionale, che quindi opera nel rispetto di quelli che sono i regolamenti, può decidere, avvalendosi nel momento opportuno dell'ausilio della mogliola, ma che possa la mogliola decidere se dentro l'arco lo scontro è un calcio di rigore o no, praticamente per me è impossibile. Grazie. Sono parzialmente d'accordo, però ad esempio nell'edizione dei mondiali ci sono state delle sperimentazioni su questa tecnologia, ad esempio la bomboletta spray, oppure il gol non gol, con l'orologetto veramente in questione di pochi secondi si sa se è gol oppure non è gol. Ecco, questa tecnologia io direi che andrebbe applicata a tout court, e l'avevano anche paventato, ad esempio da Vecchio prima era favorevole, poi si è tirato un po' indietro, adesso non si sa, quindi insomma. No, io credo che bisogna andare avanti, quindi bisogna utilizzarlo questo strumento. Bisogna utilizzarlo, però il parere è dell'arbitro, certo, non possiamo con la pallacanestro, un arbitro un attimo, se quando non è sicuro al 100%, lui deve decidere con la massima indipendenza, punto e basta. Quando veramente si trova nel dubbio e l'azione tu la fai proseguire, dopo veramente non sei sicuro se c'è un rigore o no, allora ti appare, fai un attimo, certo, un minuto, certo, da solo, guardi la mogliola e dici. Però credo che sia ipocrita poi quando trovano la scusa, che dicono no, dilaterebbe i tempi della partita, no, non si può fare, trovano le scuse, insomma, questo è un dato di fatto. Alla fine sono 4-5 cose, momenti importanti. O ridurre anche, diciamo, non illimitata la consultazione della mogliola, ma magari 3-4 volte durante una partita. Sarebbe può capitare, certo, parte pure del contesto, certo, del gioco. Certo. Visto che abbiamo accennato ai mondiali, chiediamo grazie, a Gianluca, grazie del tuo grazie bene, mille a Augusto. Ricorda anche un po' l'Aldo nazionale, mi dicono, esatto, la regia, esatto, che ricordi un po' l'Aldo nazionale, la voce, ricordi di vero? Sì, okay. Senti Giorgia, visto che abbiamo accennato ai mondiali, esatto, volevo chiederti le differenze fra gestire e condurre un'edizione invernale, un'edizione standard, quella mondiale. E quella mondiale.
Beh, sicuramente le tempistiche, perché eravamo in onda quasi tutti i giorni, praticamente un giorno sì, un giorno no circa, quindi insomma è abbastanza tosto come ritmo, poi devi essere informata su tutto, sulle azioni più clamorose, su tutte le partite, ce ne sono una marea, quindi veramente una mole di lavoro non indifferente. Mentre per quanto riguarda l'edizione invernale del campionato, vabbè, è lunedì, quindi insomma è più blando come ritmo. Anche se naturalmente, per come insegna Aldone, non bisogna mai abbassare la guardia, essere sempre sulla cresta dell'onda e cogliere lo scoop. Parlando invece di una frase, sì, tipica di Biscardi che ti è rimasta impressa, nel senso, lui è esattamente nel personale come traspare in video, nel senso come sembra professionalmente, cioè il carattere, poi come io l'ho definito tornato, lo è sia sul lavoro ma anche nel privato, visto che hai avuto modo di conoscerlo bene. Allora, Aldo è una sorpresa perché è estremamente dolce e affettuoso con me, è molto paterno, io amo definirlo mio papà lavorativo, un po' anche perché mi ricorda il mio papà che purtroppo è scomparso, e io vedevo il processo con il mio papà quando ero piccolo, ovviamente senza prestare la minima attenzione perché non ne capivo niente, però in qualche maniera è un po' un legame con la sua figura, quindi lo vedo proprio un po' come un papà, quindi c'è un bene molto grande al di là del rapporto professionale. E anche sicuramente la stima, perché continuo a dire che è uno dei pochi professionisti veri, proprio con la P maiuscola, perché è molto, molto pulito, è una persona che mi ha dato veramente un'occasione senza mai una parola fuori posto, senza mai alludere a qualcosa sul mio aspetto fisico e quant'altro, quindi veramente pochi maestri così televisivi ci sono rimasti purtroppo in questo settore, e questo è un peccato. Per quanto riguarda l'aspetto professionale, è una macchina da lavoro, Aldo non si ferma mai, ha la veneranda età di 84 anni e ha la mente di un ragazzino, perché comunque è lucidissimo, lui durante tutta la trasmissione vuole che io stia attenta a tutto, quindi magari il mio ruolo, comunque io sono una valletta, quindi non è che poi parlo più di tanto, però io ho sempre la situazione sotto controllo, ad esempio anche quando il lunedì capitano i posticipi, io sempre do un'occhiata anche alla partita, perché così sono in grado di informarlo, quindi comunque sia una bellissima palestra. È un perfezionista, si arrabbia se invece di fantastico dico meraviglioso, e non ha tutti i torti, perché più riesce a essere preciso nel lavoro e anche acquisire una metodologia nel fare le cose, e diciamo meglio poi le cose riescono sempre, questo anche nella vita, quindi questo è un grande insegnamento. Bisogna, diciamo, puntare in alto per cogliere poi il bersaglio, no? Bisogna sempre puntare più in alto, quindi giustamente questa è palestra di vita, dicevo. Invece in nazionale. A proposito dei mondiali, secondo te Conte riuscirà a mettere in riga un po' i calciatori? E poi chiediamo un po' al campo di mente d'accordo con gli italiani. Hanno già d'accordo tutti, perché ora iniziano le polemiche sulla nazionale juventina, come cioè, anche Marcello Lippi era un ex tecnico bianconero, però siamo avversi a questo. Esatto. Giorgia, cosa ne pensi? Allora, sicuramente Conte ha un carisma incredibile. Io mi ricordo che quest'estate ho avuto l'occasione di condurre un programma sul calciomercato proprio subito dopo i mondiali, e quando ci fu la notizia clamorosa che lui abbandonava la Juve, io praticamente ero in diretta, quindi è arrivata l'agenzia, l'era dovuto dare. E devo dire che da un personaggio del genere me l'aspettavo, non so, era nell'aria, era percepibile che avrebbe fatto qualcosa, perché è uno sanguigno, è uno che proprio diciamo si vede anche nell'atteggiamento, insomma, proprio a livello di persona lo è.